Ciao, sono Davide Galanti di Server Lab. Hai realizzato applicazioni Windows e vorresti che fossero distribuite ai tuoi clienti via web? Vorresti webizzare quindi la tua applicazione Windows di successo con le stesse prestazioni di quando girano sul PC? Vuoi metterle anche a disposizione di chi ha Mac o tablet? Tutti sappiamo che riscrivere per il web costa un sacco di soldi, tempo e non sempre il risultato è garantito, dipende dal tipo di applicazione. Server Lab per questo scopo ha creato due soluzioni pronte all'uso. Una la compri chiavi in mano, quindi è gestita a quattro mani con il supporto dei sistemisti di Server Lab, la accendi e funziona. Nell'altra sei tu che ti installi in self-service le tue applicazioni. Entrambe queste soluzioni hanno le stesse prestazioni e si chiamano Safety Cloud App per ISV. Le prestazioni sono eccezionali, danno l'impressione che la tua applicazione sia installata sul PC o sul Mac del cliente, invece sta girando nel browser del cliente. D'altra parte, Server Lab ha 25 anni di esperienza nella virtualizzazione delle applicazioni. Puoi vedere i video che pubblichiamo in cui i nostri clienti raccontano di come hanno virtualizzato anche applicazioni CAD tridimensionali. Da oggi questa soluzione è anche in white label, quindi il nostro logo, se vuoi, non appare, appare il tuo logo e soprattutto il tuo indirizzo sulla barra del browser. Quindi ti dico una cosa, provalo, te lo possiamo fornire anche solo per 3 mesi, poi decidi tu se continuare e collegarci decine o migliaia di utenti. Ah, dimenticavo, mi stai chiedendo se quando stampa la tua applicazione fa un tipo un PDF salvo col nome dentro il browser? No. Il browser è il vettore. Il risultato è che tu hai l'applicazione che ti gira come se fosse nel PC e quindi anche la tua applicazione, quando è ora di stampare, stampa diretta sulla stampante del cliente. Non facciamo delle salva col nome e roba di questo genere. Stampa come se fosse installato sul tuo PC. E se ne frega del tipo di stampante che ha il tuo cliente. Va diretto, bello e tranquillo, usa il driver che c'è già installato nel client del tuo cliente.